Lei è accusato di comportamento lascivo con 4 capi d'accusa. Masturbazione simulata, ubriachezza in pubblico, blasfemia e nudità in pubblico. Ne hai combinate diverse tu, e non solo con noi, lo sai bene. Se non lo so io, chi lo deve sapere? Anzi, volete che vi racconti l'ultima? Non cambiare discorso. Che razza di uomo porta un ragazzino in un bar e all'ippodromo a giocare? E lo fa stare in giro con una prostituta? Prendo una multa per colpa tua. Ti incazzi coi clienti e a me tocca di metterci una pezza. Ci fai buttare fuori da un funerale per profanazione della salma e come massimo dei massimi mandi a puttane la storia della mia vita. Ma cos'altro vorresti farmi? Sodomizzare mia madre e mettermi versi dello zucchero nel serbatoio della macchina? Che razza di madre lascia che suo figlio stia in giro con un uomo come quello? Non hai nessuno se non te stessa da incolpare. C'è stato un momento in cui incolpavo qualsiasi cosa, chiunque al mondo. Davo la colpa a tutti, davo la colpa ai bianchi, colpa alla società, colpa a Dio. Non avevo risposte perché mi facevo le domande sbagliate. Tu devi farti la domanda giusta. Chi è stato a chiudere per andarsene a giocare? Chi è stato a chiudere per andarsene alla veglia? Chi è che si è rimesso appresso alla sua ex fidanzata senza dire un cazzo a quella con cui sta? Ma se proprio vuoi dare la colpa a qualcuno, dalla a te stesso. O a finisce di cumenare casini. Sì. Oppure, senti a me. Ammazza moglie, figlia e nipote, io mi levo dalla minchia, la vado per sempre vittima e assassino! Così finì Grogan, l'uomo che aveva ucciso mio padre, stuprato e assassinato mia sorella, bruciato il mio ranch, sgozzato il mio cane e rubato la mia Bibbia. Tu hai ucciso mia madre, hai ucciso mio padre, hai ucciso il mio popolo, hai preso la spada di mio padre! Deve essere stato quando ero giovane. Io tengo pur l'attenuanza del provocamento, ma hanno rubato tutti i soldi. Se il giudice mi dà fino a 10 anni, beh, sarei pur contento. Meglio per te. Che cazzo me ne fotte? Io ho una massima nella vita. Non lasciarsi mai abbattere dalle accuse. A meno che non siano dimostrabili, naturalmente. Non si può accusare qualcuno senza prove. Ma, cara signora, nessuno accusa suo marito, per quanto ne so. Ci mancherebbe altro. Senta, quel ragazzo è il mio migliore amico dal 1975. È come se ti accoltellasse tua madre. Tu che cosa fai? Alla fine non è che te la prendi. Ci resti male, ma dici, cazzo, mi ha accoltellato, ma è mia madre, e vai all'ospedale. Però lui ha accusato lei, Mark. Io ti dico solo questo. Se torni qui un'altra volta, come accusato o come accusatore. Allora ci vedremo costretti a fornire la nostra versione di quanto è successo. E quale sarebbe la vostra versione? Quali sono le accuse? Prego. Che cosa ho fatto? Nessuna accusa, capitano. Non ti sentire sotto accusa. E come faccio? Io mi ci sento da quando sono nato. Fai bene, figliolo. Stiamo tutti sotto accusa. Qual è? Il tuo è il peggior crimine che possa essere commesso da un essere umano. E qual è? Tutto quello che hai fatto ti ha reso la vita migliore? Io ti accuso di aver sciupato la tua vita. Colpevole. Colpevole. Colpevole.